Siamo qui con questo strumento, quindi siamo già in 12 complessivamente. E vediamo una cosa in realtà molto semplice, però di sicuro effetto, che è come riuscire a creare una stanza, oppure sì, in realtà appunto creare una stanza in cui possiamo mettere un'immagine o un video a 360 gradi. Questa cosa si fa attraverso Spoke in maniera naturale. Spoke l'abbiamo già visto qualche settimana fa, comunque lo vediamo brevemente, nel senso che facendo Spoke noi abbiamo una videata iniziale, insomma, semi-pubblicitaria, in cui quando si entra ci fa vedere tutte le stanze che abbiamo costruito finora. Abbiamo la possibilità di creare un nuovo progetto. Tanto non so se vi è chiaro la differenza fra template, come la chiamo, queste in realtà non sono stanze, sono proprio dei template che vengono usati poi per le stanze, no? Quindi non è la stessa cosa delle stanze, no? Nel senso che si può fare un template che poi può essere utilizzato da più stanze, no? Infatti questi sono dei punti di partenza, giusto per poter definire, insomma, delle cose iniziali. La cosa interessante è che si può partire da degli altri template fatti da altre persone che possono o meno essere interessanti. Qui loro vi dà le featured che però dal mio punto di vista potrebbero non essere le più interessanti, nel senso che se noi facciamo all, vediamo tutti i template che ci sono, non che ce ne siano una esagerazione, mi sembra che ce ne siano una 40-50, insomma una cosa del genere, però insomma sono già interessanti. Tanto per dircela, su Altspace VR i template di partenza sempre sono una decina, quindi diretto concorrente commerciale di Mozilla Hubs. In realtà è messo peggio di come è messo Mozilla Hubs, ma con la differenza che qui i template possono essere fatti da chiunque, quindi chiunque potrebbe mettersi e costruire un template proprio con i suoi colleghi di scuola, e anche se poi non li trova magari direttamente qui su questa finestra, li può poi dare l'indirizzo del proprio template e le altre scuole possono utilizzarle. Quindi un altro elemento, secondo me, che depone a favore dell'uso di Mozilla Hubs. Comunque, nelle scene, se io cerco le scene che usano i 360 gradi, abbiamo già delle scene già pronte, quindi non c'è bisogno neanche di fare delle cose tutte. Ad esempio, qui c'è un 360 photo example, invece di andarmi a studiare io, cioè pensi, ok, voi dite magari è troppo facile, però può essere anche interessante per chi arriva a dire prendo un template che usa già una foto a 360 gradi, questa, no? Vedete che la foto a 360 gradi in realtà è ottenuta semplicemente con un'immagine. Questa qui è un'immagine, sarebbe questa. Non so se mi seguite sullo schermo. Sì. Ecco, vedete che qui in realtà c'è una Spoke Room, una Spoke Template, scusate, in cui c'è uno Skybox, che Skybox è praticamente, vediamo se riesco a muovermi, Skybox è praticamente il sole su, no? Questa cosetta qua. Poi c'è una Directional Light che invece dice semplicemente come vengono le ombre, no? Quindi se dovete fare degli oggetti ombreggiati c'è una luce che illumina come se fosse il sole. Che viene, il sole viene da lassù, quindi giustamente, non so se lo vedete, orientata in questo modo, quindi la luce va giù, ma nel caso nostro serve relativamente a poco. Poi in più abbiamo uno spawn point che dice dove le persone entrano nella vostra stanza. In più c'è un floor alla Z. Ok, allora sta registrando, sì, Eva? Perfetto. Allora, stavo dicendo, giusto un riepilogo, le cose che avete visto sono Skybox, Direction Light, Spawn Point, Floor Plan. Questo qui adesso non sono sicuro che lo faccia vedere quando entri, però probabilmente sì. E praticamente serve solo un reticolo che serve solo per capire un po' dove siamo, no? Per evitare di essere nel nulla, no?
Mentre invece la cosa, no, il Grand Plain è proprio il piano su cui poi non si cade, no? Quindi voi in un Imagine Spoke dovete avere come minimo un Grand Plain che è grosso abbastanza probabilmente. E se c'è questo Grand Plain si riesce a camminare, altrimenti bisogna avere una mesh fatta tutta bene, eccetera. Quindi tipicamente ce l'avete. E poi invece la cosa sostanziale che stiamo dicendo è questa image. Allora, l'image potete crearla anche voi un'image, nel senso che se voi andate qui nelle cose, avete tra le altre cose, insomma, nella paletta di comandi, dovrebbe già esserci tra l'altro un'image qua. Potete cliccare su image, quindi avete un'immagine che potete già mettere nella scena, no? E potete probabilmente già anche ingrandire, translate, rotate, scale qua. Quindi vedete che qui potete metterci un'immagine e l'immagine che ci potete mettere dentro sono immagini che potete anche reperire da internet. Quindi potete, se adesso, ecco, si mette l'immagine fatta così e vuota, però se noi andiamo ad esempio su a questo punto. Mi fa più uscire dal full screen, mi ha fatto entrare, ma non mi fa più uscire. Ma ti si apre un'altra finestra quando fai. Sulla destra c'è una sorta di croce, bisogna per uscire dal full screen. In alto a destra sembra un simbolo. Sì. Ah, ok, era una X che mi è comparsa qua. Perfetto, grazie. Sono tutte delle cose. Posta. Allora, qui se noi cerchiamo ad esempio un'immagine, qualcosa tipo una rosa, no? Prendiamo la URL della rosa, quindi facciamo copy image link, che questo qui praticamente vuol dire aver preso questo tipo, questo non so se funzioni, però questo qui praticamente restituisce una rosa, no? Questa rosa qua, se noi la mettiamo dentro il nostro spoke qua, facciamo Ctrl V, se tutto va bene, lui la mette dentro. Non so se avete visto la facilità con cui si può inserire un'immagine, forse l'abbiamo già vista altre volte, ma è molto molto interessante, no? Cioè, quindi per poter mettere l'immagine. Però immagini possono essere messe sia flat, come in questo caso, ma anche equirectangular, 360 equirectangular. Sono messe equirectangular, viene a compare questa famosa bolla, spiegando come strutturare la cosa. Quindi questa foto della rosa non è fatta per essere 60 gradi, no? Per avere un'immagine a 360 gradi dovete prendere e cercarvi una immagine equirectangular, no? Quindi se io cerco, 2 su 1. ma dovrebbero andare più o meno qualunque. Ad esempio, questa qua, immagine 360 gradi, 2 su 1. Ah, se esiste anche qui copy image link, e se l'andate a mettere al posto dell'immagine qua, chiede esattamente questo. Quindi adesso questa bolla qua io la posso anche cancellare con X e posso andare sulla bolla invece che hanno fatto loro, e questa bolla qua posso fare lo stesso mestiere, quindi mettere qua e cambiare l'immagine, avere questo. Ecco, poi qui potete anche fare in modo tale di vedere eventuali i controlli dell'immagine, che credo che servano per poterla fare, cose del genere. Nel Quindi caso puoi mettere dell'immagine. anche immagini tue. Certo. In più, la cosa interessante è che le vostre immagini, se non le se avete delle immagini vostre e non sapete dove metterle, c'è il My Assets. Qui un luogo in cui voi potete mettere delle immagini vostre. In queste immagini basta fare il drag and drop. Ma non hai l'URL però di queste immagini.
E dunque, quando si fa la tasto destro c'è il copy URL. fantastico. Questo è utilissimo perché potete mettere anche dei video. E i video sono, in pratica si comporta come fosse un server di video e di foto, Mozilla Hubs, che questo è anche audio volendo. E quindi è un'estrema facilità rispetto a vabbè, si può fare qualcosa del genere anche in Outspace, ma non così immediato, no? È molto più complesso. Si possono anche mettere dei modelli, solo per quello. Quindi, in pratica si possono mettere dei modelli, che vuol dire che si possono mettere dei GLB, no? Che sono dei formati di mesh. Si possono mettere delle immagini, come abbiamo visto, e si possono mettere dei video e degli audio, che insomma mi sembra che è il minimo sindacale. Nel caso che le immagini siano già disponibili su internet, potete già prendere, ad esempio, se voi andate in Bing Images e qua cercate appunto, come abbiamo visto prima, Rosa, andiamo Rosa, dovrebbe in teoria, no, Rosa non lo fa, Rose neanche, vediamo un po' se... Non so perché non lo cerca, search by Bing. Avrebbe dovuto cercarle. Forse c'è qualche piccola anomalia. E qui ci sono. Qui ci sono degli effetti sonori direttamente ottenibili che potete mettere nella vostra scena, perché comunque si possono mettere dei suoni. Ora, i suoni io non li ho provati, magari se volete fare delle cose. Comunque, cliccando su un suono, viene generato un suono che potete mettere lì, questo Sky Castle, e questo qui è un suono che può essere in autoplay o meno. Se non è in autoplay vuol dire che la gente probabilmente deve cliccarlo per poterlo far suonare, no? Quindi mettiamo che gli mettiamo, togliamo l'autoplay e poi quali altri normali? Audio type, panner node, stereo, quindi a seconda di come si vuole. Distanza, questo è un suono localizzato, quindi può essere ad esempio anche un dialogo, credo, che si possa fare. E però avrei voluto tanto vedere se c'era un preview. Non lo vedo. Mi aspettavo di poter fare un preview. Vabbè, in realtà è una URL che viene suonata. Quindi per dire, questa cosa qua è già un'immagine 360 gradi, che possiamo pubblicare. L'abbiamo visto già nella lezione di Spoke, no? Come si faceva a pubblicare, comunque la proviamo a pubblicare. Project name lo chiamiamo corso 2-3D immagine. Salviamo il progetto. Ok, facciamo save and publish. Mi dice praticamente quanto occupa il tutto, che c'è pochissima roba, quindi va benissimo. Publish scene, abbiamo l'upload della scena e a questo punto possiamo fare view della nostra scena. E a questo punto la scena da sola non si può vedere perché, come vi ho detto, allora io le ho chiamate template, qui in realtà lui le chiama scene, no? Scene. Quindi per vederle bisogna proprio creare una immagine. Però vedete che forse è un filo pesante, perché praticamente facendo create questo si crea effettivamente una stanza. E questa è la stanza che è stata creata, che lui ha chiamato Caring Olive Room. E possiamo chiamarla Room name, facciamo edu3d foto 360 gradi. Room size, abbiamo detto, avevo detto, no? Che si può arrivare anche a 50 in teoria, no? E poi entrando qui, quindi chiamiamoci Salazar set, enter. Stoppiamo il microfono. Ok, e quindi qui vedete che abbiamo la nostra
la nostra scena a 360 gradi, e in più c'è anche questo signore qua che è l'oggetto audio che abbiamo messo. Se voi volete venire anche voi per caso, non so se lo volete fare, cioè, vi do l'indirizzo, e questo. Andiamo sulla chat, ok, provate se volete entrare. Teoria qui funziona col play. Funzionato molto, ma l'audio magari lo studiamo poi meglio. Dovrebbe in teoria funzionare. Ma non so perché qui non funziona. Magari ci dobbiamo prenderci un... Aspetta, andiamo, torniamo. Comunque vedo che siete arrivati. Comunque la cosa fondamentale non è l'audio, quello lo possiamo vedere poi dopo. La cosa fondamentale è che vedete che abbiamo creato uno sfondo 360 gradi. È trasparente, quindi possiamo uscire in realtà. Se lo fate più grande di così, in realtà diventa proprio il vostro sfondo e tutta la cosa. L'unico piccolo difetto che c'è è quella striscia, quella linea nera. Ce la vedete? È un piccolo difettino, ma forse quello c'entra anche con come è stata fatta la foto a 360 gradi. Per il resto, direi che è perfetta, no? Tante? Va bene. Bello. E tenete conto che poi qualcuno di voi mi aveva chiesto come si faceva a nascondere gli oggetti, no? Quando si rizzavano. E in realtà, se gli oggetti li mettete con Spock, presumibilmente, adesso non dico che sia impossibile, ma è molto difficile vedere gli oggetti. Dalla lista degli oggetti qua, perché le scene di partenza sono protette, se sono diverse, mentre invece se voi fate delle cose, tipo qua c'è un suono che vi ho messo, questo suono invece compare, e giusto per vedere, questo qui se lo apro, sì, c'è. Suono sarebbe un vento praticamente, magari è basso. Vediamo un po', ci riprovo un secondo. Non più. Suono magari bisognerà usarne un altro, comunque lasciamo perdere cose. Allora, adesso vi domanderete, magari spegnete il microfono qua dentro, se si può spegnere il microfono. Ecco, vi domanderete invece come fare a mettere un video 360 gradi qua dentro. E per mettere un video 360 gradi useremo una tecnica simile a quella che abbiamo usato adesso. Nel senso che andiamo i numeri per entrare mi ha chiesto qualcuno prima, che ovviamente sono in ritardissimo. Numeri per entrare, ma in realtà i numeri per entrare no. 125 092. 160 è qui rectangular. Poi, visto che vedete che è piccoletto, possiamo dirgli con la scala ingrandire questa. Quindi vedete che funziona esattamente nello stesso modo. Quindi abbiamo messo che una foto, abbiamo messo un video. E, tra l'altro, qui io non so se vedete che c'è. No, qui non c'è. Ci dovrebbe essere anche un play. Il play però non c'è nella versione base.
averlo bisogna Developer Enable Experimental Features. Compare una freccia, non so se vedete, Preview Scene. Cliccando sul Preview Scene, in teoria vedete che si muove il video. Quindi si vede già che ha un effetto, no? Il video. E questo serve solo per fare una preview, insomma, che funziona. E se volete mettere un video vostro, dovete cercarne uno scaricabile. Però quelli scaricabili, come dicevo, accennavo oggi a qualcuno che me lo chiedeva, sono un po' complicati, nel senso che MP4 video download pod. In realtà, volendo, si può prendere anche da YouTube e scaricare e trasformare in MP4, ma è un po' un casino. Quindi è un po' un problema. Qualcuno di voi ha un indirizzo MP4 che possiamo testare? Vediamo un po' pensare. Allora, appunto, MP4 video sample file. Credo che ci sia, ecco, un video, questo qui, che uso sempre nei miei tutorial, che sarebbe questo. Lo ricordate questo? Questo qui mi sembra, questo video, non so se sia, tempo che lo fa. Dunque, about this video, dunque, cast media, narrated video, no. Vediamo un po'. Avevo trovato una volta un video che si poteva scaricarlo. Tra l'altro qui sto usando Bing, che conosco poco. Proviamo con google.com. Facciamo MP4 video example download. Ok. Okay, questo qui è il nostro famoso video, Save As, no, vediamo un po', sample mp4 file, questo qui è un punto mp4 che viene scaricato qui. Ecco, la cosa interessante è che un file così, MP4, per poterlo mettere nel vostro codice dovete infilarlo dentro il vostro Spok. Quindi dovreste andare dentro gli assets e vedere se riuscite a scaricare il vostro asset lì dentro. Adesso però forse l'ho fatto, aspetta, cancel, lo mettiamo dentro i videos. Facciamo l'upload di questo asset. Ma si prende la stringa di incorpora video? Se sì, però devi verificare che la stringa scarichi effettivamente l'MP4, cosa che non è così facile, perché come spiegavo oggi, no, un error. Vediamo perché in realtà molti, cioè YouTube e molti altri siti, no, che hanno i video, cercano di evitarlo che voi lo facciate, no? Quindi è un Video vostri invece. video vostri, basta che li create in MP4 e poi li scarichiate o qui oppure su un vostro server, tipo quelli che usavamo anche per iFidelity, ti ricordi? L'importante è che, oppure alcuni dicono che riescono a farlo con successo anche su Google Drive, cioè li metti su Google Drive e li tiri giù. Comunque questo qui, allora questo qui facciamo che toglierlo un attimo e proviamo a mettere questo video, copy URL, e lo mettiamo sul video qua.
Facciamo controlla V e proviamo a vedere se ci prende il video che gli abbiamo appena messo. Ah sì, probabilmente, ecco, il problema di scaricarli sul reticulate così è che lui ha dato un errore, probabilmente perché ci sono dei vincoli. Quindi l'idea più interessante sarebbe quella di metterlo proprio sui vostri server. Magari adesso Bella, se vuoi possiamo provare un link, anche se non so che video sia, speriamo che non sia un video. Dammi un link tu, datemi un link. Lo copio nella chat, è un link di Drive. Sì, dammi, proviamo a vedere se funziona. Sì. Prova questo, vedi se funziona. Grazie. Allora, copy link. Andiamo qui, andiamo nel nostro video e vediamo se lo accetta. Allora, lui sta lavorando. No, fatto così non lo prende ancora. Perché quel link lì... Ma quanto è grande questo file che hai fatto? Vediamo un po'. USB sharing. 46 mega. Allora, 46 mega forse ce la facciamo. Aspetta che facciamo... Lo scarichiamo. Perché sembra che il limite sia 180 mega, no? Sul avevo letto comunque. Quindi proviamo a prendere questo Video Code Week. Lo scarichiamo qui sui... Perché prima ci aveva dato un errore, probabilmente perché era... vediamo un po' se ce la fa a caricarlo dentro gli assets. Quindi è Video Code Week, è questo, quindi facciamo tasto destro, copy URL e proviamo a vedere se ce la fa. Ma qui dice anche qua che non ce l'ha fatta. Io farei che ritorniamo con l'MPP4 iniziale, quindi lo poi magari facciamo qualche prova. Comunque, se voi avete dei video caricati da qualche parte scaricabile, cioè aspetta, forse c'era un punto che si poteva fare. Cioè, se io qui prendo questo link, copy link, che sarebbe. Copy link, proviamo a vedere un po'. Ah, c'è questo qui. Questo qui, sample mp4. E proviamo a mettere questo qua, così. E direttamente. Niente, non riesco a farglielo vedere da qua. Ma torniamo al video di prova. Io comunque ho fatto delle prove nei giorni scorsi con... In realtà avevo scaricato prima un video da YouTube, l'avevo convertito in MP4, l'avevo scaricato e aveva funzionato. Ma c'è proprio qua un esempio, questo My 360 video, che alla fine c'ha tre spawn point e c'ha un video qui. E questo video, se facciamo il play, ecco, era giusto per farvi vedere qualcosa che non fosse... che fosse un briciolo meno banale. Vedete, siamo sul mare, c'è un video di una nave, di un veicolo. Quindi se noi andiamo sul 360 gradi qua, vedete che qui c'è proprio fatto così. Ah, forse era il panner mode di là che non girava. Comunque facciamo una cosa semplice, nel senso, proviamo a pubblicare questo, così vediamo, project name, lo chiamiamo... corso edu3d video save project save and publish, pubblichiamo la scena
vediamo la scena, che vuol dire costruire una stanza con quella scena. Eccola qua. Facciamo enter room, enter screen. Enter. Ecco qui, quello che succede è che praticamente ha fatto questa bolla che entrando praticamente dentro si gioisce, insomma, di questa cosa subacquea. E ve la faccio fare anche a voi, copy. Mettiamo il nostro link, l'ho messo lì. Anche il numero, no? Mi avete chiesto? 358 39 8 639. Questo, quindi ditemi se lo vedete. Vediamo e sentiamo. Ipoteticamente uno potrebbe farne anche diverse di bolle di questo tipo, no? In modo tale da viaggiare le persone in punti in cui in ogni punto può vedersi un video diverso. Per quello che ne so io, è simile su Altspace non si può fare. Siamo su, mi sembra. Ottimo. E se ci fate caso, le conoscenze tecniche, a parte il problema del reperimento degli MP4, di come metterli, eccetera, sono più che banali, no? Ma si sente anche l'audio, ma è una figata, guarda, questa piattaforma è troppo bella. Mi piace da morire. Se volete provo, anzi più che volete, volevo fare un piccolo esperimento, e cioè nel visto che questa funziona, quindi magari poteva essere che sia fosse un problema di impostazioni, prendo il link che mi ha dato prima Maria e provo a vedere se qui funziona, cioè quindi faccio Ctrl V, vediamo un po' se funziona. Mi sa che quel link fatto così non funziona comunque. C'era un'altra cosa e proviamo invece questo qua, perché questo mi sembra proprio essere riuscito a vederlo, però può darsi che la cosa bella sarà usarlo con il visore. Sì, sì, infatti quella è la cosa che entrare nella bolla. Però Maria, io ho provato ad aprire il video da solo e non si vede neanche il video su Drive. No, il video di Maria, che è questo qui col view, qui lo vedo. No, no, io no. Europe Code Week. Aspetta, dunque questo. Proviamo a vedere se riesco a scaricare il code, video Code Week MP4. Ripeto. Tirato il video. No, scherzo, lo state torturando. Sì, sto provando a vedere se riesco a a rimetterlo, a riuscire a vederlo almeno una volta. Sarebbe carino riuscire a vedere un video fatto da noi. No, è questo qui, sì, è questo video Code Week. Facciamo, c'è anche un place object questo, place object. Diciamo place object che lo prende, guarda che forse ce la facciamo, l'ha preso, gli mettiamo, era equirettangolare il video? No,
rettangolare il tuo video. 16 noni, Salazar, non lo so, 16 noni non è equirettangolare. No, però vabbè, anche solo un video così si può mettere. È chiaro che se lo metto qui rettangolare poi diventa una schifezzina, no? Quindi bisogna metterlo flat. Poi, essendo 16 noni, forse effettivamente potrebbe convenire modificare le dimensioni, ma lasciamolo così per il momento. Ah, mi Quindi. sentite? Ah, io sto con il visore. Ora. Bell'effetto. Mi vedo tutto Bene. benissimo. Sei un po' basso, come cosa. Ok, Sì, perché sto con un microfono lontano. allora aspettate, io metto questa cosa qua del video che mi ha dato Maria, no? Vi faccio vedere una prova di redeploy, cioè dove cambiamo tutto, quindi facciamo un publish to hubs, se ci riesco. Lo ripubblico con la scena uguale a quella prima, quindi save and publish. Quindi adesso pubblico tutto, ma con il video di piatto di. Ok, faccio ok. Poi vado qui dove abbiamo prima. E qui io posso. Home settings, dunque dovrei poter cambiare da qualche parte la scena. Scene. Quindi se io qui scegliendo la scena mi scelgo questo qui, corso Edu 3D Video. Quindi io per tutti cambio la scena per tutti. Adesso dovreste dirmi se è cambiata la scena anche a voi. Sì, è cambiata. Sì. E questa è un'altra cosa interessante, cioè che potete modificare il contenuto della vostra stanza in tempo reale. Quindi qui state vedendo adesso il video di. Io non sento l'audio, non so se voi lo sentite. Basso, si sente. Sì, questo l'avevo verificato quando sono entrata con gli studenti che ho provato a cambiare scena e l'ho cambiata e loro si sono ritrovati subito in un'altra scena senza dover inviare Salazar. il link o inviargli il codice. Allora, No, l'audio non si sente perché il video è muto, quindi non si può sentire l'audio. ma io sento Vedendo che capito. ci sono bimbi, quindi voi distruggetelo, perché è un video dei bambini della mia scuola. Ah, ok, sì, ma tanto L'audio da non. qualche parte si sente? Lontano? Comunque, quello che volevo farvi vedere, a parte che non è funzionato benissimo l'audio delle prove, però in realtà dovrebbe essere ipoteticamente molto uguale a mettere. Praticamente mettere video, audio o suoni Non avevo essere esattamente identici. infatti. Questa piattaforma è dem molto democratica perché si può entrare sia come ricchi possessori di Oculus Quest o altro. È leggerissima, è veramente bella. I ragazzi li puoi far entrare senza account. Non Scusate, ma. ti accorti che è cambiata la bolla? È cambiata anche la bolla, adesso c'è il video del coniglietto. Oh, ah, allora aveva funzionato. No. Sì, c'è il coniglietto che però non era 360 gradi, quindi. Però magari ai bambini piace lo stesso anche un video così. E ovviamente è sbagliato. Bene. Scusate, ma come si fa ad abbassare l'avatar un po'? Perché io volo, mi sa, No, sto vogliamo un tutti. po'. Ah, sì. Però a voi vi vedo più bassi. Io mi vedo facendo la foto, mi sembra di essere più alti di voi ancora. Tutti in aria, ma io Sì, sto sì. qua. E tutti in aria Ah, sono tutti. perché.
E c'era quel difetto degli avatar di Michelangelo che dovremmo riuscire a risolvere prima o poi, credo, spero per settembre. E tra l'altro magari anche con l'aiuto di Eva, perché lì per risolverlo completamente bisogna fare un po' di magia in Blender, no? Io l'ho visto, tutte le volte dico sì, lo guardo, però c'è da perdersi un po' di ore che non ho, quindi alla fine lascio perdere. Comunque, ho rispettato gli impegni, ci cioè ho fatto vedere una cosa Bellissimo. semplice, Sì. semplice e Scusa, efficace. gli avatar si possono scaricare anche da Mixamo oppure Ipoteticamente sì, solo che devi poi fare molta attenzione al numero di vertici perché come Mixiamo per le animazioni, giusto? Vabbè, sì, anche per le animazioni, però bene o male è un po' più completo. Allora, le animazioni forse qualcosa funziona, ma non ho mai approfondito, quindi non so dirvi. Per il resto, sicuramente sì, però conviene in ogni caso se riuscite a avere degli avatar con pochi vertici, no? Low poly sarebbe l'ideale, infatti è il motivo per cui tutto ormai si dirige verso il low poly. Altrimenti diventa praticamente impossibile, no? Da gestire sui cellulari soprattutto. Tenete conto che questa roba qua è fatta per poter girare sui cellulari. Caricare tipo 200 megabyte di un avatar su un cellulare non è sicuramente cosa migliore. Direi che comunque, tra l'altro, come scenicamente l'incontro di oggi è stato carino, vero? Sì. La stanza rimane, se la vuoi, a parte che te la puoi fare. Vedi che è lungo questo video. Ero convinto che fosse. Non ho mai avuto la pazienza di vederlo. Si può mettere una pausa. Comunque non è vero che i ragazzi non si devono registrare, si devono registrare. No, se gli dai il link della stanza non si registrano. Per entrare in Mozilla Hub. No, se tu gli dai il link della stanza, loro entrano dentro Mozilla Hub senza registrarsi. Io ho fatto la prova oggi, sono entrati tantissimi colleghi durante un corso e non si sono affatto No, registrati. io non posso entrare fino a 30. E infatti non si sono registrati, sono entrati tranquillamente cliccando solo sul link. Non lo so, i miei si sono registrati. No, no, Annalisa, guarda, io ho fatto entrare i docenti dando soltanto, così come è stato sempre social, con il link della stanza, non c'è bisogno di registrarsi. Possono costruire se gli dai i permessi, possono fare tutto. Sì, questo lo so. Però i miei si erano registrati. Boh, non so, Se li complicato. registrate, magari anche meglio, gli date anche un po' un attimo di ufficialità. Ma in effetti, se avete delle. Se lavorate anche con bambini piccoli, magari è difficile starli a registrarli, no? Invece è un po' più immediato. E tra l'altro, Allspace VR, oltre a non essere adatto ai bambini piccoli, c'è anche quel problema che per registrare un avatar ci si piega un casino. È proprio così banale. No. Comunque non mi piacciono gli avatar di Altspace. Guardiamo. Siamo tutti tristi quegli avatar lì, no? Comunque io dico sempre che gli avatar di Altspace hanno sdoganato l'idea che l'avatar non debba essere perfetto, perfetto. Quindi in particolare Mozilla Hubs, che come vedete c'ha degli avatar un po' così anche lui, no? E non ci sfigura troppo nei confronti di Altspace, giusto? Sì, penso sì.
Sono più bellini questi qui di Mozilla Apps, dei robottini, quelli non si capisce, sono una via di mezzo fra un robot e e un essere umano. E beh, insomma. Ok, allora io dicevo, per questa lezione di Mozilla App, direi che abbiamo visto, ma in realtà si potrebbe vedere anche qualche altra cosa, però tanto vale sperimentare, poi nel caso se qualcuno di voi scopre qualcosa, la può condividere, no? E poi direi che a questo punto, visto anche che quest'anno è andato come è andato, nel senso che, fatto, se avete notato, dei corsi solamente un pochino più leggeri, no? Tanti con meno compiti. Quindi magari ci riprendiamo a fare un po' qualcosina, ma anche lì senza ammattire. Cioè l'idea che però che oggi noi di Tutor di Edu3D volevamo fare più degli incontri localizzati che non dei corsi che duravano 3-4 mesi, no? In modo tale che le persone che poi partecipano possano, insomma, gestirsi meglio il tempo. Tra l'altro questa cosa che ha messo dentro... No, è una lampada. Se avete visto come si vede bene? Oggi mi sono informato che inizia il 3D su Unity, un corso Sì, ma così. gestito dal gruppo Unity americano. Spero di riuscire. Quest'estate vorrei riprendere un po' Unity, che mi è rimasto un po' sospeso e vorrei capirci qualcosa di più. Sì, Unity l'ho sospeso e mi dispiace perché è già un anno che lo stiamo sospendendo, ma per la VR è un po' confusionario Unity, no? Che ogni versione cambiano modo di gestire la VR. In particolare, ad esempio, adesso la VR non la chiamano neanche più VR, la chiamano XR. Per cui sono cambiati tutti i menu per costruire, per adattare, eccetera, che è abbastanza molto confusionario, veramente. Nel senso che chi è abituato a usare Unity 2018, 2019, 1, 2, poi quando entra nel 2020, che sta per uscire adesso, non si trova più niente il posto giusto. Deve cambiare tutto. Tutto il meccanismo per gestire la VR è completamente diverso. E questo è un po' disturbante. Questo sì, chiaro, però c'è da dire che loro l'idea di fondo per cui stanno facendo questi cambiamenti è per renderlo un po' più umano. Ad esempio, la parte che sto verificando adesso per Oculus Quest, in realtà è abbastanza semplice tutto sommato da fare. Ma ogni operazione che si fa lo rimane fermo a farsi un ricalco di tutti i file, no? E ci impiega mediamente 15 minuti ogni tasto che premi. E questo. No, non è che no, quando lo progetti, cioè quando costruisci il gioco per. Io in genere prima lo faccio normalmente usando anche il Quest, però con il cavo, e poi al massimo quando si scarica c'è molto tempo. No, no, tu quando prepari il progetto, intendo, allora, se tu lavori sempre sullo stesso progetto, poi una volta che l'hai fatto, è veloce, no? Faccio una cosa semplice. Ho preso un progetto e gli ho messo tutto il possibile e l'immaginabile, ho scaricato le cose che mi servivano. E poi ogni volta che faccio qualche progetto nuovo, metto quello di base. Ma infatti è quello che volevo proporre anch'io poi nel corso, solo che il progetto di base sono 2 giga e mezzo. Sì, un po' di più, però. Ma non c'è niente nel progetto di base, capisci? Questa cosa. È mio, nel senso che ho messo un sacco di cose che ho scaricato e mi serviranno per i vari progetti che farò, tipo, che ne so, montagne, rocce, cose varie, fuoco, tutte queste cose me le scarico in un progetto e poi per me diventa il progetto base.
e poi copio per gli altri progetti questo progetto base e ci metto le cose, insomma, che ne so, del Medioevo, poi un altro progetto dell'età moderna, eccetera, eccetera. Capito? Sì, ma è chiaro, è quello che volevo proporre io, però lo scalino iniziale con cui arrivi a costruirti quel progetto ha quel difetto che ti dicevo prima. Cioè, quando tu gli metti nelle impostazioni VR che gli devi metterla al tipo X di texture, il tipo X di roba, ma non la texture, è proprio l'impostazione che deve andare a finire per poter produrre su Oculus Quest. Sono cretinate, sono sul tick su una checkbox. Scatena all'inizio, la prima volta, una serie di cose inenarrabili. Forse perché non ho quello base, copio e faccio, non me lo ricordavo più così. Poi dipende, nel senso che tu, ad esempio, forse lo usi come ho insegnato io, tu usi gli Oculus, come si chiamano? Gli Oculus, quel pacchetto di Oculus che c'è da Unity, dall'Asset Store. Sì, quello. E quello lì è il problema, nel senso che se tu usi quello, lui ti tira giù 600 megabyte di roba, che tu probabilmente non userai mai, ma che però tutte le volte che cambi qualcosa all'inizio, praticamente lui deve riottimizzarle, no, per l'architettura su cui andrà a usarla. Sì, chiudi pure, tanto abbiamo finito, ma anch'io. Ma anch'io credo che sto per quasi uscendo. Dice, sì, saluti a tutti. Vabbè, ci sentiamo adesso quest'estate qui sul gruppo, eccetera, ma sicuramente riprendiamo qualcosa poi a settembre. Va bene?